Buon pomeriggio direttore, grazie per essere grazie qui con noi. Grazie a voi. Che nocina le è parsa nel primo tempo? Beh, è una partita molto difficile, un campo duro, un campo piccolo, quindi dove loro sono abituati, quindi ho visto una nocerina compatta che ha saputo soffrire, ma al momento opportuno penso è andata meritatamente in vantaggio, quindi onore e merito a Molossi, perché non era facile affrontare la partita nella maniera in cui lo hanno fatto. Nocerina che sta affrontando bene le giocate di prima in questo campo stretto che favorisce questo gioco. Lei da qui come l'ha visto questo aspetto tecnico? No, stanno giocando veramente bene, si muovono bene davanti, hanno un potenziale importante e quindi si sa che è così, però non era scontato approcciare in questa maniera, quindi stanno a fare una grande partita secondo me. Anche la Romana sta battagliando, sfortunata ma anche fortunosa in alcune occasioni. Sì, no, ma loro sono una squadra che a me piace molto, una squadra molto giovane, una squadra che ha un'organizzazione di gioco importante, il loro allenatore secondo me è uno dei migliori della categoria, quindi fanno quello che sanno fare, lo fanno molto bene, in più quest'anno hanno anche delle individualità, adesso vedo che si sta scardando Armini, penso, e quindi una bella realtà. Ecco, a proposito di Armini con Under, oggi per ora gli Under stanno facendo la differenza, è segnato l'Under della Nocerina, ma di là appunto potrebbe uscire Romagnoli per Armini, ma tanta qualità tra questi giovani e anche questo è il bello, diciamo. Sì, no, cambia poco, hanno Antolini in porta che è un giocatore forte, Redondi, ma hanno anche in panchina giocatori forti perché c'è Armini, c'è Minnocci che sono degli Under di grande qualità, quindi hanno fatto un grande lavoro e ce li godiamo oggi, vediamo. Eh sì, direttore, non so se ha avuto modo di vedere qualche gara anche registrata alla nocerina dell'andata, con queste due nocerine a confronto cosa è mancato alla prima nocerina per essere già dall'inizio adesso dov'è? Beh, sicuramente i risultati sono abbastanza chiari ed evidenti, no? Nel girone d'andata la nocerina è venuta meno, poi sai, non bisogna vedere sempre un po' le dinamiche, no? E quindi sicuramente è un peccato perché questa nocerina qui sicuramente è una squadra di grande qualità, di grande spessore, è un bel gruppo, si è creato anche entusiasmo fra di loro con la piazza, quindi è veramente un peccato, no? Perché se si fosse riusciti a creare questo sin dall'inizio magari poteva essere un altro discorso, però il calcio è questo, io credo che questi ragazzi stanno facendo un grande percorso, penso che possano costituire sicuramente una base importante per l'anno prossimo, anche se giustamente mancano ancora delle partite, quindi non parliamo al futuro ma parliamo al presente. Ovviamente, direttore, ecco, con le dovute proporzioni, facendo un po' di paralleli con la nocerina di quell'anno e quella di quest'anno, anche il giro di ritorno di quest'anno è stata praticamente una cavalcata, una nocerina che sta andando a 3.000 all'ora e finora il campo gli sta dando ragione. Quell'anno con voi mancò la base, lo scheletro sotto, sappiamo tutti i nostri problemi. Un mix da queste due nocerine cosa avrebbe potuto creare? Facciamo un po' di fantacalcio. No, sicuramente, sai, noi abbiamo avuto tanti problemi, però sin dall'inizio si creò all'epoca una simbiosi con la gente, no? E quindi noi abbiamo avuto quello magari dalla nostra parte, anche se comunque era una squadra che aveva dei giovani fantastici, stratosferici, e dei giocatori magari che over, chiamiamoli over, di spessore. Un altro campionato, un altro peccato, perché noi veramente fino a tre giorni dalla fine abbiamo coltivato un sogno, no? Però ripeto, questo è il bello e il brutto ai noi del calcio, e quindi ci auguriamo insomma che quello che non abbiamo fatto noi quell'anno si possa avverare e verificare al più presto.